Signori, ci siamo, terza puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia. Ci siamo lasciati con un gran limone e bando le ciance. Adesso partiamo. Vogliamo vedere di più, subito. Per tutti potrebbe iniziare una serata, almeno si spera, piena di piacevoli sorprese. Sinceramente il mio primo pensiero è stato io e lei soli in questo letto. E ora Madonna mia, sì. Però devi darti un contento. Sì, ma lui non chiava da 6 anni, tipo. Apri. Dada. Madonna che brutta, regà. Madonna che schifo. Ma io mi sentirei osservata. Ma quel quadro là dietro è inquietante. Sembra una camera di... Ma è una camera del boss fenofobia, del paranormale. Il gioco di fantasmi. Guarda, guarda quanti Gesù ci sono appesi. Andrò a fare una doccia e mi toglierò il vestito e mi vedrai senza vestito. Ti vedrò senza vestito. In che senso? Bene, va bene. Senza questo vestito. Sidara! La loro luna di miele. Oh, Sidara! Ecco, come ora è casa mia. Eccola qua. Però c'è una cosa che dobbiamo fare prima di andare avanti. Vedi che lei ha tutti questi riti da principessa. Di fianco? Di fianco. Ok. Cioè, vedi che lui queste cose è proprio... Si sente cringe fare queste cose lui. Le unghie, a dire la verità, lunghe così non mi piacciono. Poteva dirglielo, non è perché che... Perché la vuole colpire. Ma lui... No! Esatto. Non ha capito. Non ancora non sta gliela... usando le tecniche del rimorchio. L invece trova una lettera scritta da Sara, sorella di Andrea. Un brutto giorno la sua mamma ha avuto un grave incidente e per un periodo il sorriso di Andrea si è spento. Voglio esserci per lui. Vedo che ha bisogno di un appoggio. Miglia! Andrea si prepara per la prima notte di nozze. Zero. Che non ha intenzione di trascorrere dormendo. E pigiama tu non ce l'hai? Ma io, se per te non è un problema... Ti vorrei chiamare, poi vedi tu un po' come... Che fare? Ma poi scusa, comunque... Cosa ci fai ancora con i tacchi? Non me li voglio togliere, io sono comodissima. La cosa più bella del mio abito. Beh, parla bene perché il tuo abito l'ho scelto io, quindi stai molto calmo a quello che dici. Nel senso che tra 2 giorni lei gli va a comprare il set di pigiami di lino. E di calzini. E che lui non vorrà mai mettere. Io li vedo proprio così, raga. Comunque sta scena Tantissima voglia di condividere un letto con lei e spero che ci addormenteremo domani mattina. Il dito te l'ha messo proprio là. Che numero hai di piede, per curiosità? 28. Per lui si sta provando le scarpe. Sto male. No, vabbè. Sto male. Vuoi provare le scarpe? Sì, per curiosità. Diciamo che le tengo qui. Scusa marito, ma tu davvero vuoi dormire con... Ma cosa sta succedendo? Ma l'hanno scritta queste scene. Dai, che palle, stava andando tutto bene. Cos'è? Un'ecografia. Un koala. Impression reaction. Ci sono stati dei contatti molto naturali. Cioè? Non siamo andati oltre. Se sono strusciati un po'. Di lei mi piace la spontaneità, cioè che quello che al paese mio si dice, quello che c'è ancora c'è in bocca. Potrebbe starci in determinato modo. La voglia di dargli un bacio c'è stata, infatti gliel'ho dato. Com'è stato dormire con uno sconosciuto? In bocca quella brioche che si spezza. Mi sentivo a mio agio. Non che io sia abituata a dormire con gli sconosciuti. Io sono abituata a dormire con gli sconosciuti. Sto scherzando. Io adoro. Lui ha le chiavi di tutte le camere. Ogni tanto entra e si mette lì così. Di fianco. Ciao. Come sta? Saluta. Dormo con te questa notte. Lui dorme in 2 o 3 stanze diverse durante la notte. È un pochino fa strano vedere i genitori qua. Sì, in effetti. Mette un po' di angoscia, vero? Un pochino d'ansia, però vabbè. È molto angosciante. Ma pensa quando gli lecca i capelli, cioè... Vabbè, sembra che è di Monaco il padre. Se gli bacio il petto, bacio suo padre. Vabbè, io bacio Tupac. Vabbè, ma Tupac è un suo perché. Scusami. Il tatuaggio più strano? Beh, ma quello è di più strano. Ma ce n'è di più strano? Ce n'è altri? C'ha una sorella sul culo. No, è la cognata. Sul cazzo! La mia ultima amorosa mi diceva che avevo il culo piccolo. E il regalo più bello che secondo me lei mi ha fatto è un pigiama di Topolino. Unire le due cose. Quindi mi sono fatto Topolino nel culo. Per la sua ex. Sì, Topolino nel culo per la sua ex. La sua ex ti ha regalato il pigiama di Topolino. Ma che dite, voi coatti vai manza. Voi coatti chi? Coatta chi E quello? Mica sarà per noi. Ah,
l'elicottero. Neanche si impara. Io faccio. Se non vi foste già accorti, stiamo già volando. Sa che la mano di Luca se ne accorta. Ma ti faccio l'elicottero. All'aglio, Nicole e Andrea stanno per scoprire alcuni. Non si possono baciare. All'aglio? Dopo aver scelto l'abito per il matrimonio, ora scelgo anche il costume per il giro in barca. Sì, perché cosa abbiamo? L'ho detto io. Anche io mi sono subito trovato con te, comunque sei carina. Dammi un voto all'aspetto estetico. 7. 7? Non sono una fan dell'estetica. Ma gliel'hai chiesto tu? All'università ho rifiutato alcuni 30 perché volevo il 30 e lode. E se tu mi dai 7 è come se mi stessi dando un 21. Se, ma 7 da quando è che è brutto? Io quando prendo 7 a scuola esultavo. Sì, ma è tua moglie. No, non è che esatto. Sì, ma me l'hanno scelta loro. Posso partire da un 7, scusa. Mica l'ho scelta io. Ma voi quando andavate elementari facevate le classifiche di, sì, di classe? Certo, sì. Io ero sempre l'ultima. Io ero sempre amore, invece sesso sei la prima del mio cuore. No, tu mi dai 7 e mezzo. Per me sei un 9 più. Un 9 più! Pure 9 più abbassa. Tu per me sei 12. Madonna! C'è qualcosa nell'aspetto fisico che non mi convince, quindi sto un po'. Mi frena. Sei solo una ragazza molto esuberante, molto espressiva, molto vistosa, e che è molto comunicativa, molto sociale, finta, molto. Il tanto trucco, è molto esuberante. Lui è molto semplice, quindi anche questo potrebbe non piacergli, non solo l'aspetto fisico di per sé. Sì, di tutto insieme. Poi mi sono messo dei calzetti spettacolari. È una fissazione per i calzini, comunque. Io mi faccio desiderare e non vado. Accomodiamoci. Dai, 7 più. Tipo così, però. Sì, proprio come, lei, tipo... Sai proprio quando dici le cose, ma sì, dai. C'è una complicità. Cioè, ridiamo per cose veramente. Occhio, perché troppo questa cosa potrebbe. Che sono troppiare. Poi. Sono poi friends, non sono marito e moglie. L'ho pensato anch'io prima. Questo che fiore è? Di erba cipollina. Sì. Ma si mangia, no? È commestibile. Vai, ti sfido. Sì, che a mangiarmelo? Sì. Ma che sei matta? Ma che è? I mortacci. Io inizierei dalla tartare. È stata una cena sicuramente intensa, perché abbiamo per la prima volta comunque espresso. Sei arrivata a te. Per me è stato uno shock, perché io tutta la vita ti ho cercato. Questa affermazione io non so come prendere. Non so se scherza o è serio. Tu hai partecipato a questo programma pur consapevole di questo tuo limite. Però giocando comunque con la vita di un'altra persona. Sì. Beh, sei egoista allora. Sì. Hai sbagliato, non mi piace. Non ti piacerà, zia. Un po' di fame ce l'ho. Se l'è giocata bene lui. Lui si mangia il fieno. Ma che c***o fa? Perché rumi? A me dà un po' fastidio mangiare con le mani. Ma cosa stai mangiando? Mi dà fastidio mangiare con le mani? Volessi usare le posate non mi offenderei. Seria? Ma scusa, ma lui fa lo mangiare come cazzo vuole. Vedi che io ci ho preso subito. Questa se lo mangio. Ma cosa? Ma cosa? Cosa? Stasera lo faccio. Però non so se riuscirò. Gli è rimasto dentro. Ti ha bacchettato. Più di una volta. Scusami. No, serio. Bacino, bacino, bacino. Nicole e Andrea. Oddio, è proprio una di quelle lei. Te l'ho detto. È proprio una di quelle. È difficile che una come Nicole vada a fare le piadine in Romagna. Esatto, ci hai preso per una volta. Una che è fissata con queste cose qua, milanese come dice lui, con quello lì che pane al pane, vino al vino, non ci azzeccheranno mai. È come la stessa cosa di un ricco e un povero. Non si troveranno mai. Contiamo. Che sì. Ma può essere. Da un giorno e mezzo. È che ho un giorno e mezzo che siamo sposati. L'ho letto mezza volta. Cioè non è che Contiamo. Sì. Ah, non si ricorda il cognome. Cantiano. Dai, diamo la colpa all'alcol. Su, dimmi il tuo. Perché si chiama Luca e al poi suo. C'è la C dopo. Io ce l'ho dopo. Sì, ma a Cattino. E lui è Contiani. Luca Contiani, Luca Cattino. Sono simili. Uguale. Mandatevene. Cazzo, ma sono confuso adesso. Io mi chiamo Contiani o Cattino? Adesso metti i capelli di rosso e il tuo cognome lo decido io. Si vede che c'è il sangue buono. Io sono tutta buona. Non te ne eri accorto? Un po' presto, no? Per accorgermi di tutto di te. Quindi non sarei buona? No.
piacevi o altro, sicuramente non ero così sciolto, ma ero sicuramente più serio. Avrei mangiato dall'inizio con la forchetta e il coltello. Ha fatto un tour de frittat, raga, no, incredibile. Lui è bravo, proprio ciupu! Ora, però... è poco, grazie al c***o. Però ora se mangia il riso con le mani ha vinto. Stai arrampicando sugli specchi, era giustificazione per aver iniziato a mangiare con le mani. Peccato, peccato. Mangio. Allora io la prossima volta sai cosa faccio? Mi presento e mangio coi piedi. Io col c***o. Prendo gli anelli di cipolla, ci metto il c***o dentro e me lo mangi tu. E li mangi tu. Questa è una delle prime cose che mi ha insegnato guardami. Mica non la sopporto, la reggo. Mi dà nervoso. Mi stai nervosendo. Tra l'altro ti mette. No, lei lo obbliga anche a guardarla. E arriva anche la prima blanda discussione tra Giorgio e Luca. Argomento della polemica: un tatuaggio di troppo sul collo. Ma è il collo? E tu mi hai detto no, assolutamente no. Perché divorzio. Ah, quindi è il modo. Il modo che ho. E non imporre le cose, e chiederle. Ma va bene, io voglio un uomo che abbia questa personalità. Cioè, mentre mi sono animata, mi sono sentita viva. Stavo dicendo io. Mica, bella discussione, cazzo. Sì. Reale poi, tra l'altro. Ma lei ha detto la sua, lui ha detto la sua. Ma tra lui non gli ha detto niente di sbagliato, gli ha detto tu chiedimelo. Esatto. Non imporre, cioè tu non mi devi dire non farlo, tu dici a me sì, da però fastidio una discussione sana. No, sanissimo. Non sei più da solo, ad oggi stai con me. Sei bella quando ti in c***o. No, non deviare, mi devi ascoltare. Diciamo che lei l'ha preso bene, perché lui secondo me era partito un po' che vado a fumarmi la sigaretta perché io sto sì, discussione già. Sì, lei sì. Ha saputo comunque calmarlo e dirgli, senti, aspetta, parliamo. Io ti sto solo dicendo che una cosa, se me la chiedi, ti assicuro che la faccio. Non me la imporre perché ti assicuro che faccio il contrario. Va bene, ok. Gira verso lui e fa, scusa, ti devo chiedere una cosa, puoi andare a non fumare lui. Ma va. Ma te sei più vecchio di me. No, ma più... grande. Scusa? Più grande, no. Dai, una battuta è venuta male. Poverino, lui si sente lei anche in disagio a fare una battutina. Ma infatti lei pensa di essere simpatica, non lo è. Cioè lei in quel momento è ironica. Sì. Ma invece risulta come se ti prendi una clava e te la ficchi su per Va, soffia un vento fresco, ma sul catamarano l'atmosfera si surriscalda. Sul catamarano? Gianluca si sta mettendo nei guai da solo. Ma avevo dubbi. Ho avuto ragazze bellissime, cioè... modelle, ma non per dire modelle proprio di professione. No, praticamente come me. Ho sfiorato il matrimonio. E a me sta cosa del matrimonio mi lascia pensare, ti giuro. Fammi tutte le domande. Ma non è una questione. Hai deciso di sì. Dividere tutta la tua vita con un'altra persona. Esattamente. E dopo un anno hai deciso di metterti in gioco con me. Che culo, guarda. Sì. Vabbè, ma zia, siete allora, comunque partecipando a un mai problema. Cioè, se non ha un problema, ha un programma. È un problema. È un problema. È un problema questo. È veramente un problema. Devo valutare la situazione. Il discorso è: sono pronto a mettermi in gioco con te. Diciamo che forse se non dici più niente è meglio. Invece di raggiungermi dopo la cena in camera, ha preferito restare sopra con il capitano. C'è stata la discussione, tu pure te ne stai ad ubriacarti. Qua l'ho apprezzato. Col capitano. Qua l'ho apprezzato. Sono di certi film russi che dice così. E Benz che dice sempre questa cosa. Ma quello che ti ha mandato Benz è lui che li manda quelli. Lui che li manda. Minimamente al fatto che io comunque fossi in camera e lo stessi aspettando, totalmente disinteressato. Che io sono sorella! Aspettavo da Gianluca che il secondo giorno di nozze magari lo passasse con me. Invece? Col capitano! Godi matrimonio a prima vista, Fabrizio Quattrini. Eccolo, guarda Quattrini che faccia visto. Mi piacere vedervi, belli di tre tempi. Sì! Novalli sposi, quindi. Io vorrei staccare la barba di Quattrini e metterla anche sopra, così sembrerebbe ciubetta. Riusciamo a farlo? Se metti quello... Pure se, riusciamo a farlo in posto, una cazzata così? Guarda, basta che prendi questo screen. Sì, oddio. Sì. E la ritaglia e la metti anche sopra, ciubecca. Pure Lupo Lucio. Sicuramente basta! Non me l'immaginavo. Fabri, ho una domanda da farti, giusto per curiosità. Non è che hai un'altra moglie, no? Non è che ce n'è una. Non è che avete sbagliato. No, se ce n'è una usata anche in cantina. Va benissimo. Chiedo l'aiuto del pubblico. In una scala da 1 a 10. 7, secondo te, com'è voto? Un ottimo voto. No! Un voto comunque importante e che permetterà, andando avanti, di far salire il livello quando meno te lo aspetti. Lui sta pensando, grande Quattrini che mi hai parato il culo perché non sapevo come uscirne con sto 7. È girata qua, eh. Oh, tornata lui. Ah, scusate. Oh.
Salvataggio all'ultimo. Allora, gli ho dato 9. Grazie. Coglioni. Grazie. Grazie mille, un abbraccio. Un abbraccio. Grazie mille, un abbraccio. Che chiacchiere, ma si tarai giù. Cioè, tu sei rimasto su a farti le due chiacchiere. Io stavo giù da sola. Non devi dire paroloni enormi, tipo sei la persona che ho sempre cercato. Sono pienamente consapevole del mio carattere, ho un carattere molto forte. Mi dispiace di non essere sceso subito. Infatti quello dovevi dire, non è che devi dire tanto altro. Devo dire subito questo. Santa Maria. Parlo con un muro, perché tu ti sei fatto, cioè tu ti vuoi giustificare, capito? Esatto. Quando secondo me una giustificazione non c'è. Ma non mi voglio giustificare, non lo sto facendo. Ma porco due, che c***o dici allora? Non lo sto facendo, io ti... Ho farti una confessione, secondo me mia nonna sarebbe un po' più agile di te. No! Però io mi vendico, eh. Oh no. Ciao, un'elasticità impressionante. Sullo stretching sono rimasto senza parole. Non so perché, ma mi è rimasta impressa. Ah, ecco. No, più che altro è interessante. Adesso ti piace, zio. Lui è un pro player. Lui è numero uno in assoluto. Nel senso, allora, cioè, tieni bene l'angolo retto. Però fin qua, più verso di me. Ma l'ha preso dalle palle. Sto giù. E adesso delicatamente ti siedi sul mio sedere. Mi devo sedere sul tuo sedere. Posizione della rana, ma ha stuzzicato una fantasia. Beh. In testa, ecco. Mi piacerebbe riprovarla con lei, ecco, semmai in un'altra location, tipo una camera da letto. Lui è un problema. Comunque lui dice tutto quello che vorrebbero dire. Lui era in clinica con Michael Douglas. Sì, vabbè, però alla fine, scusa, hai visto la posizione della rana? Quando vai a fare il confessionale, la prima cosa che ti viene in mente è quella da dire qual è. Lui è onesto e la dice. Sono sincera, non mi sento più serena come magari potevo esserlo ieri. Sicuramente uno scivolone ci sta, anzi, e dati i tuoi caratteri era altamente probabile. Però meglio prima che dopo. Il posto non è magnifico, però penso che sarei stata bene in qualsiasi location con lui, quindi... Parole grosse. Che mi facciate capire come vi entrate dallo screzio. Col sorriso. Cioè, gli ho dato un bacetto e ci ho detto: ma vado a fumare la sigaretta. Chi? Madonna, se sta coppia scoppia, io piango per la vita. C'è il pensiero che, tornando alla realtà, tutto questa. No, come l'anno scorso Cecilia e Luca. Cazzo. E invece io continuo a fare i passi indietro. Però. E mi sento in colpa. Cioè. Nella prossima puntata di Matrimonio a Prima Vista. Si va bene, dice tua sorella. Tanto io. Luca, esci immediatamente. Non esco per niente. Ma non esco per niente.